Questo è un giorno molto importante per noi facenti parte del Comitato Spontaneo dei Cittadini. Oggi a supporto di questo notevole disagio che imperversa a Gioiosa Marea da tantissimi anni, ma soprattutto in questi ultimi 3 mesi, la chiusura protratta della statale 113, come appunto dicevo in antitesi, un comitato spontaneo si è riunito per cominciare una petizione popolare, una forma di protesta che si speri vada a determinare spontaneamente la restituzione della tessera elettorale. Una petizione di questo tipo non sembra essere stata fatta a Gioiosa, che si ricordi negli annali, e devo dire che la popolazione ha reagito positivamente a tale tipo di protesta. La gente si è avvicinata dando a noi, Comitato Spontaneo, la loro fiducia, riconoscendo in queste persone evidentemente elementi propositivi. Noi stiamo facendo un lavoro sicuramente di grande importanza, di grande rilevanza. Siamo qui appunto per raccogliere queste firme che poi unitamente alle tessere elettorali che verranno, come dicevo, spontaneamente depositate, andranno ad essere portate agli organi, mandate agli organi di Stato, agli organi di competenza, ma le schede elettorali invece le porteremo unitamente alla petizione e ad una lettera di accompagnamento, li porteremo al prefetto. Da poco si è riaperta la postazione pomeridiana per la raccolta firme e da un primo consuntivo possiamo dire che solamente nella giornata di questa mattina sono state raccolte quasi 180 tessere elettorali e contro le invece 300 firme che sono state apportate negli appositi moduli. Proprio in relazione a questo chiediamo ad una persona facente parte del comitato se proprio nella giornata di oggi ha notato, se è rimasta soddisfatta di tale partecipazione. È stato più che soddisfacente. Io spero che la cittadinanza comprenda l'importanza di questa iniziativa, perché se siamo tutti insieme riusciremo a ottenere qualche cosa. Questo è il nostro proposito, questo è ciò che il Comitato si auspica, che se tutta la cittadinanza insieme partecipa, tutti insieme avremo sicuramente potremo avere un notevole successo. C'è qui accanto a me il signor Scardino, che è venuto prendere parte alla petizione. Vogliamo chiederle come mai lei sta firmando? Io sto firmando proprio esclusivamente per questa vergogna di questa strada, che nessuno prendi provvedimento, sia il reparto regione, provincia, nazionale, comunque sia. L'essenziale che si apra. Siamo qui con il sindaco del comune di Piraino, il dottor Giancarlo Campisi, al quale chiediamo: ci racconti la giornata di oggi, ci dica il risultato quantomeno della giornata di oggi. Beh, il risultato è stato sicuramente quello di accendere il riflettore su questa amara vicenda che ci colpisce tutti e che ci ha dato la sensazione ancora di più oggi che tutte le persone sono compatte nell'affrontare una problematica di questo tipo. Abbiamo avuto contatto con il direttore generale Morrelli della Protezione Civile e con questa nostra azione di protesta credo che abbiamo anche coinvolto, anche se a distanza, l'assessorato territorio ambiente e tutti gli altri canali che a noi interessano per poter risolvere definitivamente questa questione. Si sono presi carico del problema, ci hanno fatto vedere delle carte, delle ulteriori operazioni burocratiche, come le chiamo io, che però non sono quelle che interessano né a noi né ai cittadini. Se non dovessimo avere dei risultati concreti, avremo così certamente la possibilità a questo punto di spostarci sul luogo della frana e cominciare a buttare
staccare tutto quel materiale dalla parte di sotto, cosa che non è esattamente il massimo della correttezza, ma in questo stato di cose, quando le istituzioni non contano più, purtroppo bisogna a mali estremi provvedere con estremi rimedi. Signor Sindaco, dicevamo, è deplorevole comunque pensare che delle istituzioni non si facciano carico responsabilmente di quelli che sono... Mi è costato molto questa mattina, sì, immagino, inscenare questa protesta in questa modalità. Abbiamo cercato di farla anche un pochino con leggerezza, ma certamente stare lì con la fascia che rappresenta tutti i cittadini e invece incatenati ha voluto significare incatenare tutti noi, ma incatenare le nostre speranze, incatenare il nostro futuro, avere il timore che ci sia uno Stato che non si prende carico dei problemi dei cittadini, ancora di più, così come l'abbiamo voluto chiamare noi, della Terronia, perché io sono convintissimo che un problema di questo genere in un'altra parte d'Italia, magari un po' più a nord, non sarebbe successo. Sembra proprio che voi invece abbiate ancora incatenato il problema di più, cioè loro proprio non vogliono assolutamente pensare di risolverlo in alcun modo, no, questo non è possibile, noi vogliamo essere ancora più compatti ed essere ancora più vicini a voi e per poter fare ancora, se la petizione non dovesse andare, pronto? Dico se la petizione, dico non dovesse andare, ma è un risultato sicuramente indubbio, perché io credo che invece possa andare a buon fine, veramente farci portavoce ancora di più e con un'azione ancora molto più plateale per la risoluzione definitiva. Io credo sì, per quella definitiva, le tracce dal punto di vista amministrativo si intravedono, noi dobbiamo però riaprire la strada e quindi abbiamo parlato e abbiamo pensato di fare più che un'azione eclatante, un'azione pratica, cioè mettere le mani nella terra. Sì, speriamo, dico, questo comunque non è certo la soluzione del problema, perché la messa in sicurezza poi determina effettivamente una viabilità tranquilla e serena. La ringraziamo. Assumeremo anche la responsabilità di questo. La ringraziamo. Dopo aver parlato in maniera esaustiva con il sindaco del comune di Piraino, abbiamo il nostro amato sindaco, il sindaco del comune di Gioiosa Maree, il dottor Ignazio Spanò, al quale intanto facciamo portavoci del malcontento, di quanto comunque le istituzioni non si sono prese la responsabilità, signor sindaco, ma ritiene che questa sia una cosa giustificata, una cosa corretta? Ma non è una cosa giustificata né corretta, perché già la giustificazione, una correttezza, ma l'avevamo riscontrata in queste ultime settimane, e per messo in atto questa nostra iniziativa era proprio per far rilevare questa distanza che c'è tra chi ogni giorno si deve confrontare con i problemi quotidiani e chi, rappresentando le istituzioni a più alti livelli, spesso per impossibilità oggettiva, perché non vive direttamente il problema, non riesce a dare quelle risposte che i cittadini si aspettano. Ecco, signor sindaco, mi scusi, lei ha detto una cosa importantissima, proprio perché non vive gli stessi problemi. Noi che stiamo portando avanti una petizione proprio popolare, proprio qui nel nostro comune, di cui lei è a conoscenza, le volevamo dire che al suo ritorno deve fare un comunicato di cui noi stessi ci faremo portavoci, perché comunque devono smetterla, non è possibile che non si prendano cura di noi, cioè ma noi non siamo carne da macello, signor sindaco. Vabbè, questi comunicati che faremo a Sienzo, poi vedremo quale iniziativa ancora mettere in atto, perché forse, come ha detto già il collega Di Pirano, le risposte che oggi abbiamo avuto, non ci aspettavamo le risposte esaustive, ma sicuramente le risposte ci aspettavamo devono essere risposte chiare, definitive, chiari, e allo stesso tempo coerenti, certo, con quello che è il nostro obiettivo, certo, cioè avere 113 utenti imputabili. Questo non è stato ottenuto, c'è stato soltanto un incontro dove si pensa di poter riconvocare un altro incontro a Palermo, alla presenza della produzione civile nazionale e regionale,
una soluzione che poi possiamo condividere, perché i tempi sicuramente saranno molto lunghi. Vi hanno presentato che noi abbiamo un'esigenza, quella di aprire la 113 prima che inizia la stagione estiva. Certo. Perché per noi è vitale, per la nostra economia, per i nostri commercianti. Certo, certo. Non solo, anche per la nostra salute, signor Sindaco. Dico, anche qua dobbiamo difendere il nostro diritto alla salute. Le volevo chiedere un'ultima cosa, perché so che lei in questo momento è impegnatissimo. Le volevo chiedere, ma c'è stata una partecipazione di giornalisti, comunque i media ci sono stati stamattina, hanno fatto... hanno... Sono locali, c'è la notizia sull'Ansa, il TG3, Euronews, Twitter, La notizia sarà diffusa. Mediatico, ci sia stato un serio riscontro, cioè non pensavamo di poter avere tutte le storie giornalistiche nazionali oppure le reti, sai, perché è un problema locale, quindi come tale comunque va visto. Rimane certo. Se coinvolge una serie innumerevole di cittadini e diversi problemi, ma quello della sicurezza, quello della salute, della scuola, del lavoro. Certo, certo. Questo nostro problema, certo, questo è scevuto, però sappiamo che non fanno questo, bisogna proseguire nell'azione, noi sicuramente lo faremo nei prossimi giorni. E noi ci uniamo a voi, signor Sindaco, intanto la ringraziamo e le auguriamo buon proseguimento di protesta a lei e a noi. Grazie. Grazie.